gesti che ai fedeli sono mancati e dei quali si sono riappropriati dopo un lungo periodo di assenza. La prima messa di domenica con la partecipazione del popolo nella cattedrale di San Martino a Lucca ha visto una timida presenza, circa 50 infatti fedeli che hanno preso parte alla liturgia sui 200 posti disponibili. Volontari e personale dell'ente cattedrale hanno dato le indicazioni sulle disposizioni dei posti all'interno del Duomo, con i segnaposto collocati sulle panche per far rispettare le distanze tra le persone. Una lenta ripartenza, frenata anche da qualche problema riscontrato nella prenotazione online del posto, a causa di un problema al server di posta elettronico. In questa prima domenica, però, complice anche il non eccessivo afflusso, è stato consentito di accedere al Duomo anche a chi era sprovvisto di prenotazione o il cui nome non compariva nella lista. Ok, allora, oggi entrate lo stesso, però dalla prossima settimana poi bisogna essere registrati, se da lì se deve telefonare e dove mandare una mail. Dal prossimo fine settimana, quindi, la prenotazione, telefonica o per email, sarà tassativamente obbligatoria. Ma la fase 2 delle celebrazioni è vissuta in maniera contrastante dai fedeli. Com'è stato tornare a messa? È stato bello. Effettivamente, io lo sentivo. Diciamo che è un'esperienza un po' diversa dalla solita, comunque è stato bello. Ritornare alla vita normale quasi. Poi soprattutto la comunione, insomma, mi sembra che accostarsi alla comunione con queste regole, l'obbligo di prenderla sulla mano, quando invece per tanti fedeli è importante prenderla direttamente in bocca, credo che sia anche un problema di coscienza per qualcuno.